Ho deciso di proporvi anche la lettura integrale del Profeta di Khalil Gibran, pur sapendo che si tratta di un'opera universalmente nota, cui probabilmente una copia ce l'abbiamo in casa tutti, e che si tratti anche di un'opera, diciamo, a modo suo contestata al giorno d'oggi, insomma, non tutti lo ritengono un pensiero forte. Per quel che si dice, a seconda di quello che intendono, di pensiero forte. Se non più commisurata perfettamente ai nostri tempi, almeno nella cultura occidentale. E quindi volevo giustificare questa scelta. Del profeta non ve ne parlerò perché lo conoscete tutti, no? Si tratta di alcuni discorsi che vanno a toccare in modo anche molto poetico delle questioni fondamentali, insomma, delle questioni di tipo valoriale della nostra vita, questioni che riguardano tutti indistintamente, insomma, si tratta dell'amore, della giustizia, del matrimonio, della libertà, insomma, dei valori, insomma, ai quali non si può prescindere, ai quali il profeta dà una sua interpretazione, dà una sua spiegazione. La sua visione del mondo è una visione che è anche religiosa, naturalmente. È una visione di una religione un po' strana, strana per noi che siamo abituati a, come dire, a vedere in una particolare divinità. Insomma, no, l'origine e la spiegazione del mondo. È una religiosità, secondo me, molto intrisa di un panteismo, insomma, in cui la divinità sta nel mondo, sta nella costruzione del mondo, dell'universo, del tutto, insomma, di qualsiasi essere. E all'interno di questo l'uomo non è altra cosa di tutti gli altri esseri viventi. Ed è anche per questo che, secondo me, questo libro è poetico, perché si serve di tante similitudini, di tante metafore che vengono prese dal mondo della natura, dal mondo delle cose, dal mondo dell'essere, le radici degli alberi, le foglie, gli uccelli, l'oceano, il mare, insomma, tante cose per spiegare poi questi concetti astratti di cui il profeta parla. E quindi diventa anche un libro molto poetico, perché il linguaggio è alto, c'è cioè un linguaggio aulico, le parole sono scelte, e quindi c'è una bellezza anche intrinseca nelle parole, nel linguaggio, cosa che richiede anche, secondo me, un impegno, una difficoltà per chi legge, proprio per porgere in maniera adeguata questo tipo di parola, per rendere bella, piacevole la parola, per renderla intensa e quindi per fare in modo che questa parola arrivi il più possibile col senso che chi l'ha scritta gli voleva dare. E tutto sommato questa parola, quest'opera, secondo me, rappresenta, almeno io la vivo personalmente, come un qualcosa, non tanto un orientamento, un faro, ma un punto di riferimento. Cioè, alla sera, insomma, quando ognuno di noi fa il bilancio di quello che ha fatto, cerca di capire cos'è, avere questo tipo di concetti, di pensieri, per porre in relazione quello che ha fatto con questo modo di vedere e questo modo di dare senso alle cose, alla natura, all'uomo, a quello che muove, secondo lo scrittore, l'azione dell'uomo, cioè l'amore, le pulsioni, le passioni, ma anche la ragione, insomma. C'è sempre una, come dire, un'ambivalenza nelle cose, no? Le cose non sono mai bene o male,
Il bene sta nel male, il male sta nel bene, insomma, no? Questa cosa che comunque è anche moderna. E allora avere quest'opera con cui verificarsi, verificare quello che si è fatto e capire se si è nel giusto, se si sta dando un giusto senso alla propria vita, oppure se magari qualcosa si potrebbe rivedere di quello che si sta facendo, perché non porta da nessuna parte. Perché non è inserito nelle leggi, nell'armonia che dovrebbe governare il tutto e che dovrebbe permettere a ciascuno di essere nel modo migliore possibile, di esprimere la propria vita in sintonia con tutta la vita che lo circonda. Fare questo, secondo me, è una cosa utile e almeno a me ha dato dei punti di riferimento, delle tracce. E per questo, quindi, insomma, ritengo che possa essere comunque utile e giustificata una sua lettura, una sua riproposizione integrale. Perché, insomma, è l'insieme che anche va visto, non è il singolo discorso sul singolo tema, ma è, diciamo, l'insieme dell'opera così come è costruita, insomma, no? L'arrivo al luogo della partenza, insomma, il suo discorrere con la gente, le domande che gli vengono poste, le risposte che gli dà, e poi il suo modo di accomiatarsi, di partire, di pensare a un futuro ritorno, magari con una reincarnazione, non lo so. Quindi questa visione panteistica e sincretica. A proposito di questo sincretismo, è stato interessante per me, guardando un attimo su Wikipedia, vedere che Gibran avrebbe pensato, quando ha scritto quello che ha scritto, a Abdul Bahá'í, che allora era guida della religione Bahá'í, proprio scrivendo questo libro. E anche Gibran avrebbe dipinto due ritratti di Abdul Bahá'í. E avrebbe pensato, sarebbe stato influenzato sempre da Bahá'í quando ha scritto Gesù, figlio dell'uomo, che è stata un'altra sua opera. Quindi, insomma, questo legame tra Bahá'í, profeta, che poi ha creato una setta religiosa, che poi si è diffusa anche nel mondo, non è frequentatissima, ma esiste. E per me è anche stato abbastanza interessante perché conosco, ho degli amici che sono Bahá'í e quindi mi è capitato di sentire le loro discussioni, di partecipare anche ai loro riti, partecipare come osservatore esterno, però per rendermi conto come sono questi riti. Insomma, io non mi sento attratto in modo particolare da questa religione che ha una visione molto, forse anche, magari sbaglio, ma abbastanza ottimistica, insomma, le sorti dell'uomo di per sé andranno verso il bene, verso l'amore universale, eccetera, eccetera. Insomma, questa cosa non mi convince molto e non credo nemmeno in una trascendenza, però, insomma, l'atmosfera che si respira tra queste persone quando sono insieme è di grande amicizia, diciamo così, di grande benevolenza reciproca. Cioè, mi ha fatto piacere capire che ci sono dei legami tra quella religiosità, che è una religiosità sincretica, che cerca di mettere insieme le varie religioni monoteistiche, insomma, no? E che è nata in Medio Oriente, in Iran, insomma, dove è vissuto questo profeta, ma è vissuto dal 1817 al 1892, insomma. Quindi la sua vita ha percorso quasi tutto il XIX secolo. Più che non presentarvi questo libro, insomma, nel quale non c'è molto di nuovo da dire, insomma, volevo trasmettervi questa impressione, insomma, e questa motivazione che mi ha portato a farne questa lettura.
La lettura che ho fatto nel corso di 2 ore notturne, notte profonda. Bene, un saluto.